Benvenuti. Allora, stasera siamo qui per ascoltare la signora Sabrina Nuti al suo esordio, vero? Del primo libro che ha scritto, che è stato molto molto pensato, ha avuto una bella gestazione e finalmente poi si è decisa a pubblicarlo. E il suo libro è Ferebea, un dono nell'oscurità, qui con noi a relazionare questo incontro è la giornalista Anna Farucchi, Farucchi. Perfetto. L'avrà vista sicuramente in televisione, ma oggi mi si dice che la possiamo trovare tramite anche internet, YouTube, anche su YouTube. E oggi siamo tutti YouTubizzati. Allora, signore e signori, buona serata, grazie, buon lavoro a voi, bravo. Grazie a voi. Grazie, Presidente. Domenica pomeriggio a Quercianella. E chi incontriamo di domenica pomeriggio a Quercianella se non Ferebea? No, ma che Ferebea? Sabrina Nuti, ormai per me sei Ferebea. Grazie, grazie di essere qui con me di nuovo a farmi coraggio e compagnia. Bene, questo mi fa piacere che tu la pensi così. Presentazione del libro, appunto, Ferebea. E di solito le presentazioni del libro sono un pochino impostate, un pochino, noi invece no. Le presentiamo un libro in maniera sciolta, in maniera simpatica, così almeno ci speriamo. Sì, infatti, ogni volta chiedo, ma mi farai qualche domanda? Niente. No, no, andiamo a braccio. Andiamo a braccio. Finora è sempre andata bene, quindi. Certo. Le cose preparate sanno di lezioncina, di conferenzina, a me non piacciono. Dunque, vediamo. Allora, questo libro, domanda d'obbligo, è nato da che cosa? Dalla voglia di che cosa, Sabrina? Dalla voglia di un tuffo nel mio mondo antico, perché io sono molto appassionata di quest'era qua, che è quella dell'antica Grecia, e quindi mi piace rifugiarmi lì ogni volta che ho bisogno di evasione o di rassicurazioni o di tranquillità. Qualsiasi cosa mi curo con questo mondo antico, per cui è sempre stato il mio passatempo quando nessuno lo sapeva, ora con qualcuno comincia a saperlo e siamo certo. Qua a raccontarvelo. Sei un po' sparsa la voce, sei qua a raccontarlo. Senti, Ferebea è un personaggio mitologico, un personaggio da te creato, inventato, però su delle basi un pochino anche storiche. Sì, Ferebea il nome è tratto da uno scritto di uno storiografo antico, Plutarco, e però di questa ragazza non c'era, dico sempre questa cosa perché per me è stato importante, cioè di questa ragazza non c'era niente negli scritti, non ho trovato nulla, per cui sono stata libera di poter immaginare tutta la sua vita in questa epoca del mito di Teseo e il filo di Arianna, e quindi ho immaginato tutta la sua storia. Bene. E questo ti fa onore perché non è facile creare delle storie, di solito c'è sempre qualcuno si rifà magari a un film, magari a un fatto avvenuto, tu è frutto della tua fantasia però su basi storiche come abbiamo visto. Questo libro è stato un pochino nel cassetto prima di uscire. Molto, molto, perché ho cominciato quando mio figlio era piccolo, ora ha 21 anni, 22, quindi l'ho tenuto nel cassetto vari anni. Ogni tanto scrivevo una paginetta, poi lo dimenticavo di nuovo, ma mai del tutto, perché ho continuato sempre a documentarmi un pochino, mi piaceva, e per cui a un certo punto ho messo tutto insieme e è venuta fuori questa storia lunga, che non è finita qua, perché questa è solo la prima parte, poi sarà una trilogia, sì, giusto? Scriverò una trilogia, sì. È una storia lunga, ma non vi spaventate, amici lettori, perché si scorre molto bene, poi non è una storia così lunga, il libro non è un mattone, diciamolo. No, nel senso che non è finita qua, questo diciamo è l'inizio della vita di questa ragazza, e ora inizierà anche a prendere forza il suo carattere, tutto quanto, per cui le avventure non finiscono qui. Le avventure non finiscono. Bene, adesso poi vedrete qualche attimo della presentazione e poi naturalmente voi lo seguirete dal comodo
a casa, e chi è qua, che avrà la fortuna di partecipare alla presentazione, lo vede dal vivo. Lei è, diciamo, sente molto la Grecia, lo ripeto un attimo. Io sento molto la Grecia, mi sono sempre sentito un ellenico, appartengo alla Magna Grecia, gli studi classici mi sono... Quando ho scoperto gli Etruschi, mi sono dato una dimensionata. Perché? Perché ho detto la storia è tutta bella. E Fenebea è un personaggio che mi ha molto attratto. Perché? Perché è una donna di carattere, una personalità eccellente. E non vede gli ostacoli io tu con l'uomo. Se ci fossero tante Fenebea oggi, tante cose, diciamo, cattive, per non dire la parola femminicida, cattive, che non succederebbero. Ha capito? E allora ho concluso dicendo che tra i tanti episodi che mi sono rimasti impressi, quelle di Fenebea, Teseo e il Minotauro, è stata una cosa che mi ha veramente attratto. Perché? Perché il Minotauro, che noi abbiamo sempre conosciuto come il mostro puzzolente, però teniamolo un po' segreto.